A cui facciamo un applauso enorme, Maestro Prezzo sotto il palco, benvenuti. Quindi io direi che ci siamo. Buonasera, buonasera. Ciao Fabrizio, come stai? Tutto ciao bene? Ciao Nicky, un applauso a Nicky DJ che ha aperto magistralmente la serata mentre noi siamo qui a sistemare i nostri piccoli artisti, perché anche loro hanno le loro esigenze. Ti lascio, me ne vado io. Ah, mi lasci già? Ti lascio, me ne vado. Allora direi che facciamo un saluto con questi nostri bambini. Scusate, sto sotto perché per non impegnare troppo il palco e per far vedere loro mi metto con una tastiera qua a livello pubblico. E come ormai si potrebbe anche dire come ogni anno, perché è già la terza edizione di questa festa della musica, sapete che la festa della musica è una manifestazione a livello europeo e da anni in tutta Europa il 21 di giugno, giorno di inizio estate, si fa questa festa dedicata alla musica e quindi a tutte le attività inerenti alla musica, quindi il suonare, il cantare, il ballare come faremo questa sera. Quindi io direi di aprire con un saluto che fanno questi bambini. Sono dei bimbi dai 3 anni fino alla vecchiaia. Vediamo se Dario, il nostro mega tecnico bravissimo, mi dà volume alla tastiera. Noi vi faremo vedere velocemente che cosa facciamo durante la lezione, perché noi anche il saluto per noi è un momento di musica. Lo fate anche voi bambini con noi? Che è semplicissimo, ora vi spiego. Io dirò a questi bambini: ciao bambini, siete qui? E loro risponderanno: ciao Fabrizio, siamo qui. Lo fate anche voi? Facciamo una prova tutti insieme. Io mi giro di là che ho la tastiera, ma facciamolo tutti, Pronti? Attenzione. Siamo pronti? Posso suonare? Ciao bambini, siete qui. Bravissimi, l'avete fatto anche voi? Non vi ho sentito molto bene. L'avete fatto? Ciao bambine, siete qui. Insomma, va bene. Direte: ciao a tutti, siete qui. E voi risponderete: ciao bambini, siamo qui. Facciamo una prova, Ciao a tutti, siete qui. Ciao bambini, siete qui. Ragazzi, sono molto bravi, Bambini, mettetecela tutta anche voi, Ciao a tutti, siete qui, pronti? Bravissimi, fatevi un applauso perché avete fatto musica anche voi questa sera. Molto bene, molto bene. Ora io direi di farvi vedere qualcos'altro. Cosa abbiamo nella scaletta dopo? Vi facciamo sentire come cantiamo con le note, perché le canzoni sono quelle che cantiamo con le parole, ma si può anche cantare con i nomi delle note. Si chiama solfeggio cantato ed è un esercizio utilissimo e divertentissimo. Solfeggio cantato che faremo è quello del castello. Pronti? Bravissimi, bravissimi. Facciamo ancora un solfeggio cantato, quello che vi piace tanto, che è in una bella città, il valzer di Parigi. Adesso cantiamo anche delle canzoni con le parole. Allora ne facciamo ascoltare una che è un po' la sigla della nostra metodologia che usiamo per insegnare a questi bambini a fare musica, la metodologia della Yamaha Music Foundation, che è in tutto il mondo attiva dagli anni 60 proprio per sviluppare delle metodologie dedicate ai bambini per fare musica divertendosi, perché la musica prima di tutti è gioia, prima di tutto, non deve essere assolutamente una tortura ma un piacere. Il brano che facciamo è appunto la sigla dedicato a tanti animaletti che noi poi conosciamo uno per uno e si intitola, guardate qualche animaletti che vi abbiamo anche tra di loro, si intitola Andiamo allo zoo. Suoniamo la tromba. Vieni con noi, dai, dai, dai.
suoniamo. Salto, pronti? Dito! Un altro salto! Suoniamo ancora! Col dito! Una rana! Adesso c'è un mucchio di rane! Adesso arriva un rospaccio gigantesco. Bravissimi! Che solitamente parla di animali che sono in fondo al mare, che nuotano, grandi grandi, fanno anche gli spruzzi. Che animali sono? Le balene. Ma qualcuno mi ha detto, perché non lo dedichiamo a qualche mamma che deve ancora fare la prova del costume e allora ha qualche etto da perdere, un po' come me, anche se non sono una mamma ma sono un papà. Allora, dedicato anche a tutti noi che dobbiamo ancora prepararci per la prova costume, signori, le balene. Pronti tutti a nuotare nel mare, nuotare. Giganti adesso. Piccoline. Poi nuotano. Le balene nuotano nel profondo mar. Dentro il mar potrai vedere balene. Cos'hanno? Ora marciamo! Mani! Chi lo sa se le onde si potranno fermare quando le balene hanno tutte il raffreddor, quando il mare mostro che succede mai hanno tutte il raffreddore, le balene su! Bravissimi! Bravissimi i nostri bimbi! Ed ora, Nicky, vieni, arrivo, eccomi, vieni. Perso. Facciamolo con un applauso, un po' più sostenuto. Tanto io volevo ringraziare internosso Stefano Zunino, una cosa tra me e lui, sappiamo. Grazie Stefano.